Allora se ne va. Già. È stato un piacere conoscerla. Lei lo sa che è la decisione sbagliata. Mi dispiace, ma non ce la faccio. Sciocchezze. Adesso stai esagerando. Ho sempre desiderato seguire le sue orme. Volevo fare il medico. Michael, posso essere d'aiuto e sarei felice qui. Io ho bisogno di provarci. Senza di me. Possiamo andare? Ehi, aspettate! È la valigetta di suo padre. Rosy mi ha detto di consegnarla a lei. Suo padre voleva così. Andrà tutto bene, vero? Le voglio dare una cosa. Le servirà. Animali feroci dell'Africa. Grazie. C'è altro che devo sapere? Sì. Quanto è importante la cioccolata? Vede quella riserva d'acqua? Sì. Laggiù può trovare l'arca di Noè al completo. Non è uno spettacolo meraviglioso? Vicino a un'ansa del fiume nel territorio dei Tira Incas. Nelle immediate vicinanze c'è una montagna. Buona fortuna!
Non possiamo continuare a girare. Non vorrà rinunciare ora? Certo che no, ma dobbiamo fare rifornimento. Il territorio dei Tira Incas è gigantesco. Non hanno comunicato la posizione della donna? Sì, tra un'ansa del fiume e una montagna. Lei conosce queste zone? Mm-hmm. E infatti so che qui è pieno di anse e di montagne. C'è qualcuno? Lì, vede? Che persone sono i Tira Incas? Non c'è da preoccuparsi, sono gentili. Basta rispettare le regole. Che tipo di regole? Glielo spiego più tardi. Allora, atterriamo. Oh, accidenti. È possibile che non mi capiti mai un atterraggio facile. Rocce, alberi, fiumi. Perfetto. Lo so che lo dice solo per spaventarmi, come al solito. Ok. Atterro sulla stradina. Cosa? Non importa se abbiamo fretta. Prima di tutto, si inchini davanti agli anziani. D'accordo? Ok. Grazie. Grazie, molto bene. Signora? Ehi, mi sente? Signora? Dobbiamo girarla. Uno, due, tre. Signora, riesce a sentirmi? Bene, respira ancora. Quanto tempo è rimasta qui? Gli chieda che cosa è successo, da quanto tempo è qui? Conosco le loro usanze, non la lingua. Non credo che abbia riportato danni seri. Lei come fa a saperlo? Perché non vedo ferite gravi. È priva di conoscenza, non è poco. Spero che non sia grave come sembra. A me non sembra messa così male. Anzi, direi che è proprio carina. Signora? Signora? Apra gli occhi. Mi sente? Apra gli occhi. Signora? Ehi, bene, molto bene. Apra gli occhi. Riesce a sentirmi? Sono Johanna Zarman. Riesce a capire? Che è successo? Salve. Per favore, può dirmi il suo nome? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Thomas, il tuo salvatore, se preferisci. Ah, sì, preferisco. Sono Martina, mio salvatore. Martina, lei ha avuto un incidente. Sente qualcosa? Mm-hmm. Le posso muovere. Molto bene. Ora la portiamo in ospedale. No. Ehi. Vieni anche tu. Certo, con noi sei al sicuro. Ma non posso abbandonare la moto qui. Ah, verremo a riprenderla. Può fidarsi di loro. Direi che le è andata bene, ma per sicurezza faremo dei controlli, ok? Uno, due, tre. Oh. Niente male come primo giorno di lavoro, dottoressa. In aereo? Già, uno spazio, eh? Finalmente qualcuno che l'apprezza. L'aereo è suo, io sono ospite. Cosa è successo esattamente? Forse andavo troppo veloce. La ruota anteriore ha slittato e io ho fatto una brutta caduta in avanti. In realtà però non me lo ricordo con precisione. Tenetevi, ci dobbiamo sbrigare, se no troviamo traffico. Quanto manca ancora?
Poco, ma sta finendo il carburante. Porto giù il bolide e poi avremo ancora un'oretta di volo. Non abbiamo abbastanza carburante? No, ma qui è pieno di posti di rifornimento. È stata un'idea di suo padre. Ogni cosa è stata una sua idea. Posti di rifornimento qui? Sì, in ognuno ci sono solo 2 o 3 fusti di benzina che io stesso ho portato con l'aereo, più una piccola deliziosa brandina. Accidenti. Di fare. Di solito gli animali si spostano. E per lei di solito è sufficiente? Sì, e so anche virare rasoterra, ma non credo che lei apprezzerebbe. Neanche la mia paziente, però proceda pure con il suo programma. Programma? Fa lo spiritoso. A lei piace sorprendere, eh? Come voleva si dimostrare? No, accidenti. Troppo vicini, troppo pesanti, troppo lenti. Motori al massimo, flap dentro e via! Mi sparano addosso! Non siamo i benvenuti, Johanna! Chi sono? Che sta succedendo? Cosa sta facendo? Un tentativo! Un tentativo? Ma siamo in volo! Meno male che ero al sicuro! Che è successo? Propenderei per debiti di gioco. Erano i Vancas. È chiaro che ce l'hanno con noi. Con noi? Ce l'hanno con lei! Non hanno visto noi, hanno visto il suo aereo! Potrei almeno conoscere il reale motivo per cui moriremo! Quale dei suoi loschi affari è andato storto? Loschi affari? Ce n'è un vasto assortimento qui, scelga pure! Grazie mille per la fiducia, però se la signora riflettesse un attimo sulla situazione locale... Quanto avrei dovuto farlo, secondo lei? Capirebbe che non ce l'hanno con noi, ma con la tribù dei Tyrankers. Quelli che mi hanno aiutato. Esatto, è da secoli che le 2 tribù sono in guerra. Mi sembra evidente che noi non siamo dei Tira... che ne so. No, ma li stiamo curando. I Tyrankers hanno deposto le armi, almeno ufficialmente. È per questo che ricevono assistenza medica, lo ha deciso suo padre. Se siamo loro amici, automaticamente diventiamo nemici dei Vancas. Sì. A quanto pare non abbiamo il permesso di sorvolare il loro territorio. Se solo qualcuno ci avesse avvisato. Per poco non ci ammazzavano, io non capisco. Già. Ma non è successo. È troppo presto per cantare vittoria, dottoressa. Non è ancora finita. Che vuol dire? Che prima di tornare a casa dobbiamo fare rifornimento. Oddio. Qui non va bene, qui di sicuro no. Qui non se ne parla neanche. Ha detto che è pieno di questi posti di rifornimento. Ma non ce n'è uno nei paraggi. E pensare che a quest'ora potevo essere nel mio studio climatizzato, nella mia Germania. Perdersi il divertimento? Temo di non avere la sua stessa idea di divertimento. Bene. Buttiamo via quello che non serve, così ci alleggeriamo e consumiamo meno. Con un po' di fortuna arriveremo a fortuna? Casa. Fortuna? Io non voglio un po' di fortuna, io voglio una garanzia, voglio un piano che funzioni, voglio delle certezze! Solo che qui non siamo in uno studio climatizzato in Germania, qui prestiamo soccorso medico nei cieli africani! Ok. Cioccolata? Ok. Buttare via quello che non serve, ho capito. Tutto, senza eccezioni. Apri il portellone e butti via tutto quello che si può smontare... e che si può svitare. Bene, è tutto. Johanna? Chiaro. Sì? Velocemente, però. Ricevuto. Questa sì che è una vacanza avventurosa. Venga giù! Questa qui no. Ce la caveremo. Si può giurare. Potrebbe richiudere il portellone. Non posso. Cosa? Non posso, l'ho buttato. Casa! Lei ha detto... ha detto tutto quello che si può smontare. Ha buttato? Sì. Ok. Ma è colpa mia.
Sì. Solamente è colpa mia. Va bene. Ora si fa sul serio. Ci siamo. Precipitiamo. No. Atterriamo senza rumore, ma con stile, promesso. Con il portellone l'avremmo fatto meglio. Lei si diverte davvero tanto a spaventare la gente, vero? Ora veda di riportarci a casa. Ricordo, al momento del decollo c'era anche un portellone. Qualcosa sparisce sempre. Ehi, la motociclista è davvero bella. Oh. Ora potresti aiutarmi. Certo, figurati. Comunque è veramente molto carina. Forza, muoviti. Santo cielo. Oh, c'è sempre questo caos. Faccio sgomberare il pronto soccorso? Sgomberarlo? Da cosa? Rosy, che sta succedendo? È lunedì. Non ci sono giorni di visita, degli orari, un regolamento? Qui abbiamo patologie, emergenze e un solo medico. Così non può funzionare, ci vogliono regole. Per riuscirci dovremo parlare tutti la stessa lingua, no? Andiamo su. Ah, che ci fanno loro qui? Questa è una sala operatoria. Rosy, la dobbiamo chiudere subito a chiave. Oggi stavo per precipitare, mi hanno sparato addosso e ora anche il caos che c'è qui. In che situazione mi sono messa? Rosy. La motocicletta dovrebbe essere qui. Ci dobbiamo preoccupare per lei? Per Martina? Non credo. Forse per Johanna. Forse la figlia di Wilhelm non è tagliata per stare qui. Non aveva certo un'aria felice quando è scesa dall'aereo. Hai ragione. Allora non ricorda proprio nulla? Mm-hmm. Mal di testa? Nausea? Riduzione della vista? Nessuna vertigine? No. Bene. Grazie di tutto. Sei veramente l'unico medico qui? Sì. Quindi questo è il tuo ospedale? Non lo so ancora, sono appena arrivata anch'io. È bello come li stai aiutando. Perché hai deciso di venire qui? C'entra il pilota per caso? È una lunga storia. Adesso le faccio un'iniezione con il Tirginol contro il tetano e un antibiotico per evitare l'insorgenza di complicazioni. Poi si riposi, non stia troppo in piedi e qualunque cosa succeda mi avverta immediatamente. Io salirò sulla mia moto non appena me la riportano. Mi dia retta, non ci scherzi troppo. Resti un paio di giorni. Non ci servono altri pazienti, quelli che abbiamo sono già tanti. Bene. Tirginol, vado a prenderlo. Ci penso io. Thank you.
Che cosa succede? Kirani voleva salutarla. Lo abbiamo dimesso oggi. Lei lo ha dimesso? È guarito. Calcoli renali? Lacerazione dei tendini. Già, giusto. Neanche qui c'è un po' d'ordine, così non si può lavorare. Tirgi. Tirginol. Nient'altro. Bauletto non manca niente, non ci sono danni. Una cosa è certa. La moto ha slittato mentre era ferma, di sicuro non mentre si muoveva. È da escludere. Lo penso anch'io. E i suoi guanti erano ancora vicini alla moto. Questo vuol dire che la ragazza è svenuta mentre era ferma? Perché non ci dice come sono andate davvero le cose? Senza rendiconti possiamo dire addio alle donazioni dalla Germania. Se finora non se ne è occupato nessuno, allora dovrà toccare a me. Giornata faticosa oggi, vero? Mi dica la verità, Thomas. Qui è sempre così. Tutti i giorni. Perché? Oggi lei è stata grande. Ha soccorso una paziente nella savana. Mi ha detto che domani si rimetterà in viaggio. Lei che cosa ne pensa? Io la terrei qui un altro po'. Calma apparente, qualcosa non quadra. Non ho voglia di stare nel caos e poi rallegrarmi quando un paziente se ne va solo perché mi semplifico la vita. Non è per questo che sono venuta qui. Voglio essere padrona della situazione, voglio controllare ogni cosa sempre. Voglio farcela. Farcela? Sì. Capisco. È la sua prova. Sì, può metterla così, la mia prova. Bene. Allora trattenga Martina e lei il medico. Punto e basta. Promosso. Punto e basta, Stiamo cucinando. Che ne dice? Ha voglia di imbarcarsi in un'avventura senza il rischio di essere presa a fucilate? Vogliamo andare? Ok. Possiamo darci del tu così riesco a insultarla meglio? Certo, volentieri. Se può servire. Vuoi sapere perché alla fine ho deciso di restare qui? Per via del clima? Bla bla. No, per te. Certo, non solo per quello, ma non so spiegarlo. In un modo o nell'altro, io mi fido di te. Non so perché l'ho fatto, ho perso la testa, sono fuori di me. Io meglio che continui. Se non ci sbrighiamo, Gunther si mangia tutta la carne alla brace. Dopo essere precipitati, quei matti, cioè Thomas e il padre di Johanna, per quasi 2 mesi hanno attraversato a piedi tutta l'Africa.
Già, all'inizio l'unica preoccupazione è sopravvivere. Ma poi succede che cominci a respirare l'aria dell'Africa e alla fine, tutto a un tratto, capisci questa terra e ne diventi parte anche tu. Sono parole sue, non mie. Che cosa ti ha spinto a venire qui, Thomas? È una lunga storia. Non esiste bistecca migliore di questa in tutta l'Africa, eh? Ne vuoi una? Anche Thomas. La vostra dottoressa si trova bene? Johanna deve ancora abituarsi a certe cose qui. Come dice sempre Thomas, respira l'Africa e capirai l'Africa. Qui non siamo a Düsseldorf. La vita qui non è certo ordinata come in Germania. Ehi, sto morendo di sete. Vi va una birra? Bene, torno subito. E tu? Perché sei venuta qui? Cosa ti ha spinto a... Che c'è? Ti esce sangue dal naso. Ogni tanto mi capita, quando sono stanca o sotto pressione. Non ti preoccupare. Dovresti farti vedere da Johanna. Magari è per via dell'incidente con la moto. No, non mi serve una visita. Johanna non può dirmi niente che io non sappia già. Ehi, vieni fuori con noi? C'è la carne. Continua a dire che si abituerà, che imparerà alla fine. Però vedrai che Johanna creerà soltanto problemi. Vedrai. Dalle ancora un po' di tempo. Tutto è sempre andato a meraviglia. Abbiamo sempre aiutato le persone. Nessuno lo mette in discussione, tantomeno Johanna. Si sta solo rendendo conto di quanto qui sia dura. E comunque, non le va mai bene niente, mai. Ogni tanto magari potresti cercare di venirle incontro. O spiegarle perché certe cose sono come sono. O addirittura perché è meglio che restino così. No! Rosie, per favore. Non ho avuto un incidente. Tu non ci hai creduto neanche per un secondo, vero? Ti si leggeva in faccia. No. Che succede? La vostra dottoressa vorrà sottopormi a uno screening completo. Ma io conosco tutti gli esami e tutti i referti a memoria. Devi credermi. Sei malata? Sì. Sono malata. Sto morendo. Ecco le vostre birre. Avete visto un fantasma per caso? Sì, te. Salute. Salute. A quanto pare Johanna non riesce più a smettere di lavorare. Io ci ho provato. Insomma, qui c'è il caos più totale, non esiste alcuna regola. Quindi hai rispedito a casa Mika e lei ora è finita. Non l'ho rispedito, ognuno ha preso le sue decisioni. Ma se devo essere sincera, ho capito molte cose. La verità è che c'è un uomo. Sciocchezze. Non fai altro che parlare di questo Thomas. Allora ti mando la lista dei medicinali. Fai in modo che la tua clinica sia molto generosa. Conosco i vostri fatturati, lo sai. E io conosco te, sei innamorata. Puoi dirmelo? Non lo so, forse. Ma non è il momento giusto. Tu e il tuo
autocontrollo. Allora mi richiami, eh? Domattina. Ok, ci sentiamo, ciao. Salve. Deve mangiare qualcosa. Grazie, ma non mi va niente. Dopo il lunedì viene il martedì. Ha bisogno di mangiare. Mi deve credere. Oddio. È difficile al principio. Wilhelm lo diceva sempre. Sì, ma evidentemente lui si sentiva realizzato nel caos. Lasci che della contabilità se ne occupi mio padre. L'ho fatto finora. Proprio per questo che sono affogata di lavoro, Rosy. Questo sistema non funziona per niente. Ma che dico, non c'è un sistema. Dobbiamo allinearci agli standard della Germania se vogliamo che ci arrivino dei contributi. Prima tutto andava bene così. Adesso all'improvviso è tutto sbagliato. Rosy, non è questo che avevo in mente. Complimenti, Johanna, proprio brava. Hai fatto un gran bel lavoro. Eccola qua. La bistecca più buona di tutta l'Africa. Sangue dal naso. Senza motivo. Sì, senza motivo. Tra poco mi passa. Faresti meglio stenderti finché non si ferma. Puoi andare nella mia roulotte. Ok. Ma tu non dire niente a Johanna. Promettilo. Ha già abbastanza da fare. Altri? Martina e Thomas. Non dovrei dirtelo. Sono lì dentro. Le esce sangue dal naso. Sangue dal naso. È tutto chiaro. Cosa è chiaro? Gunther, visto che non dovevi dirmelo, non aggiungere altro. È andata via? Secondo me è completamente esaurita. Lei lo sa che ha avuto un'emorragia. Non riesci mai a tenere la bocca chiusa. Lo sapeva già. Sì, lo sapeva. Sì, sì. Quando ha perso sangue dal naso, perché non è venuta da me? E tu lo sapevi, vero? Grazie mille per la fiducia. Ora mi dica tutto. Non è niente di grave, mi capita spesso. Martina, perché fa così? Non lo capisco, me lo spieghi? Ho una malattia autoimmune, una rara forma di lupus. Non è curabile, ne soffro più o meno da 6 anni. Non è curabile, chi lo dice? Ascolta, sono venuta qui per realizzare il mio ultimo desiderio, sono affari miei. Le faccio un prelievo di sangue. No, io... Le farò uno screening completo, così riuscirò a valutare meglio la situazione. Johanna, ti prego, se Martina non vuole... Vieni con me. È bastato un
un giro di roulotte ed è tutto cambiato? Cosa? Sei tu il medico, punto e basta, parole convincenti. Ripeto, non cosa? Non deve giustificarsi con me. Non ci davamo del tuo. Sono molto seria, io mi fidavo di te, anche per questo mi sono buttata in questa avventura. Meno male, almeno siamo tornati al tuo. Già, cretino, sparisci o vedrai che ti succede. Voglio la sua cartella clinica, voglio sapere a quali cure si è sottoposta in Germania. Io però non voglio più, capisci? Ho deciso che è finita, ne ho avuto abbastanza. Non sono disposta a implorare, a elemosinare per vivere un giorno in più. Voglio prendere quello che mi resta, anche se sarà breve. Perciò non aveva detto niente. Questo è il mio tempo, le mie settimane, i miei giorni, le mie ore, quello che ho. Ma forse io posso trovare la cura. Non ne posso più dei forse e dei può darsi, Johanna. Non voglio fare altri esami, altri test, altri esperimenti. Sprecherai solo il tempo che mi rimane. Un campione di sangue. Non le chiedo altro, solo un campione di sangue. La prego. Ok. Bene. Rosy, per favore, scriva il nome sulla provetta e la porti in laboratorio. Lo deve scrivere il medico. Ci siamo sempre comportati così. Faccia semplicemente quello che le ho detto. Credo davvero che non andremo mai d'accordo noi due. È una leggenda. Una credenza degli Iwaki. I Kaikai dopo la morte portano la tua anima in un posto migliore. Giganteschi stormi di uccelli si alzano in volo all'unisono, compiendo meravigliose acrobazie in cielo. Conosco la storia. Ognuno di noi ha bisogno di una storia. Ho deciso che questa è la mia. Puoi aiutarmi? Come? Mi porti lì. Hai detto a Johanna che poteva farsi un quadro della tua malattia. Johanna dirà quello che hanno detto tutti i medici. C'è una possibilità, c'è una piccola speranza, ma sprecherei solo tempo e io non ne ho più ormai. Non ho altri desideri, Thomas. Ho soltanto questo. Forse non puoi capirlo perché non sei nella mia situazione. Posso capirlo, invece. Rosy, aspetti un attimo, che succede? Rosy! È tutto cambiato. È perché ho alzato la voce. È tutto completamente cambiato. Per questo non andremo d'accordo. Non sono più in grado di aiutarla, Johanna. Cosa? Mi dispiace. Io non c'entro con la sua vita. E non voglio nemmeno entrare a far parte della sua vita. Denti. Allora vuoi davvero buttare tutto all'aria? Quello che fai qui non è un lavoretto come un altro. È quello che sei, Rosy. Non più ormai. Ehi, che cosa sta succedendo, eh? È Johanna. Ha messo a posto il magazzino. Ora è sistemato e in ordine alfabetico. Non riesco a trovare più niente lì dentro. E in più voleva anche che mi mettessi a scrivere. Ascolta, se non vuoi farlo, allora ne devi parlare con Johanna. Non posso farlo. Ti prego, almeno provaci, no, Rosy. No, è tutto cambiato ormai. Troverò qualcos'altro. Coraggio, vieni qui. Io non so davvero come fare a darti una mano se tu adesso non mi dici qual è la vera ragione. In effetti, c'è una cosa che non ti ho detto. Ci rivediamo tra una settimana.
Cosa ti fa male? La pancia? No? La testa? Direi allora tosse e gola. Apri la bocca. Ah, fa così. Ok. Volevi parlarmi? Sì, tu hai un forte ascendente su Martina. Cosa vuoi dire, scusa? Voglio dire che mi devi aiutare a convincerla, perché ho bisogno di più tempo per fare gli esami. Joanna, la tua paziente non vuole. Certo, questo lo so. Va bene, è solo un po' di tosse. Devi prendere delle pasticche. Una la mattina e una la sera, d'accordo? Solo per te, non per i tuoi fratelli, capito? Brava. Rimettiti presto, eh? Ciao. 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 Ti prego. Qualche volta sei costretta ad accettare quello che non puoi cambiare. Martina sta per morire e lo sa. Però io devo essere sicura di non poter fare qualcosa. Non voglio rendermi conto un giorno che invece avrei potuto. Mi terrorizza esattamente come perdere un paziente. Lo sai che non ho ancora la scorza dura di chi lavora sul campo da decenni. Non posso farci niente. Ti prego, aiutami. Ne riparliamo più tardi, ok? Se mi scoprono, sono rovinata. Non ti devo spiegare cos'è il segreto professionale. Però hai trovato qualcosa? Martina Kramer, sì. Mi sono rivolta all'assistenza sanitaria dicendo che era un'emergenza. Mi servono tutte le diagnosi e le sue terapie degli ultimi 6 anni. Si può riassumere tutto in poche parole. È affetta da una rara forma di lupus. Come, come? Non ti sento? Non ho capito. Puoi ripetere? Ha una rara forma di lupus, una malattia autoimmune. Il primo sintomo è il collasso cardiocircolatorio. Il quadro ematologico è chiaro. Il corpo combatte se stesso. Non curabile con metodi medici e scientifici, c'è scritto. La diagnosi le è stata comunicata più volte. Insomma, una serie di condanne a morte. In seguito la tua paziente si è rivolta alla medicina alternativa, dall'omeopatia alla magia. Però alla fine hanno fallito tutti. Per forza è stanca. Già, si è arresa, non ne può più. E forse ha ragione. Errore. Non è così. Ho chiesto ai dottori della nostra clinica di occuparsene e ognuno di loro ha studiato il caso. Sai bene che 6 anni nel campo della ricerca medica sono un'eternità e ora c'è una cura. Asportazione della cistifellea e successiva terapia medica. Questo è quanto. Cosa? Aspetta, fammi capire bene. Avete fatto un lavoro fantastico. Tu sei stata fantastica perché non hai mollato. Ti devo un favore. È vero. Una cosa, Joanna. Se la tua avventura nel continente selvaggio è finita e vuoi continuare a fare il medico, sappi che da noi sei la benvenuta. Dici sul serio? Sì. Ci penserò allora, sì. Grazie. Bene, ci sentiamo presto. Ciao. Ciao. Abbiamo trovato una soluzione per la tua malattia, Martina. Una soluzione semplice ed efficace. Sbrighiamoci. Gli antidolorifici. Già, mi serviranno.
Sai perché Thomas lo fa? Sì, perché gli fa bene. E fa bene alla ragazza. Ah, e Joanna? Questo cambierà tutto, Rosie, non credi? È la scelta giusta. È la scelta giusta. Joanna è contraria, noi tre lo sappiamo. Ha bisogno del nostro aiuto. E ora è da sola. Grazie. Non ringraziarmi. Io dovrei ringraziarti piuttosto. Le dispiacerebbe ripetere? Sì? Che dosaggio? Sì. Bene. E questo a partire da? Grazie tante. Sì, grazie. Continua a illudermi, ora basta. Ciao. Dov'è Martina? Giusto, il vostro rapporto non mi riguarda. Sicura? Ci sono novità buone. Allora? Martina ormai ha deciso, Joanna. Se n'è andata. L'ho accompagnata io in aereo. Voleva andare dai Kaikai. Martina è andata via. E ora chissà dov'è. Tu sei impazzito. Morirà senza aiuto. Già. È per questo che è venuta in Africa. Per morire. Voi lo sapevate, vero? Suo padre l'avrebbe lasciata andare, perché ha sempre rispettato il volere dei suoi pazienti. Ora basta! Mio padre non diceva sempre cose giuste e certo non era un santo. Questo è un errore. Non andremo mai d'accordo. Le do ragione, Rosie. Però lei non se ne vada, rimanga qui. Io me ne vado. Forse dovremmo tutti calmarci un po', va bene? È da quando sono qui che mi chiedo se ho preso la decisione giusta, se il mio posto è questo. Joanna. No! Vi ringrazio, ora mi avete dato voi la risposta. Ho ricevuto un'offerta di lavoro in Germania. Lontano da qui, però sicuramente più vicino a me. Joanna, per favore. Discorso chiuso! E ora voglio salvare una vita umana. Allora dimmi, dov'è la mia paziente? Joanna, non te lo posso dire. Ora tu mi porti da lei e anche di corsa. Mi accompagni esattamente dove l'hai lasciata. Le posso salvare la vita, c'è una possibilità. Ecco, era sicura che avresti detto queste parole. Come tutti gli altri medici. Martina si è fatta vedere 6 lunghissimi anni fa. 4 anni fa è arrivato sul mercato il Siparal, delle compresse. Questo farmaco blocca la malattia. Prepara l'aereo, andiamo a riprenderla. Punto e basta. Se non l'accompagni subito, l'aereo te l'aggiusterai da solo, d'ora in avanti.
D'accordo. Ti dico perché l'ho fatto. Non mi interessa. Hai passato la notte con lei e ora... Credi che sia andato a letto con lei? Ho detto che non mi interessa. Portami da lei e basta, ok? Parliamone, ti prego. Questo è l'ultimo favore che ti chiedo. Che cosa significa? Che non c'è più motivo di chiarire le cose tra di noi. Puoi andare via. Ne sei sicura? Hai deciso? Sì, sì e sì. Senti, come te lo devo dire che non voglio più parlare con te? Che probabilità? Sei sicura al 100% che Martina guarirà? In medicina niente è sicuro al 100%. Non immagini che hai combinato. Invece lo so, e come se lo so. Sono le cose che ho buttato giù io dall'aereo. Noi siamo scappati e tu invece l'hai lasciata qui da sola. Sì, è stata Martina a volerlo, ma ora ha importanza? Io non ho cercato di imporle la mia volontà. Da che parte è andata? Di là, verso la riserva d'acqua, circa un miglio. Potresti imbatterti nei Vancas. È meglio se torniamo indietro. Accidenti. Piace accelerare il passo? Non lo fai per la tua paziente, per Martina. Tu lo fai per te. Tu vuoi vincere, vuoi una vittoria. Il punto è se riesci ad accettare il fatto che in medicina non sempre si può vincere. Perché la vita finisce, sempre, che ci piaccia oppure no. No? Un filosofo in mezzo alla foresta. Sì. Mi sorprendi sempre. No, non ci posso credere. Ma cosa? Mi hai trascinata fin qui convinto che avrei mollato. Lei non c'è. Pensavi che avrei avuto paura dei Vancas e sarei scappata. Era tutto un piano. Sei davvero un bastardo. L'hai portata da un'altra parte. Joanna. Come on!
tua. Tu mi hai trascinato in questa situazione. Io non c'entro niente. Non è il momento. Non è il momento. Per colpa tua stavo per precipitare. Ho viaggiato senza carburante. Sono stata in pericolo in posti dove non sarei dovuta essere. Mi hai sempre mentito. Ok, andiamo di là. E non lì, o lì. Non ti seguo più neanche un passo. Ok, al mio tre andiamo. Uno, due, tre. Ora mi sono stancata. Di là. Siamo al punto di partenza. La fuga, per definizione, è un processo dinamico. Puoi sembrare il tuo pessimo senso dell'orientamento una scienza. Complimenti. So nuotare, quindi ho paura, ho tanta paura. Non sai nuotare? Il nostro eroe non sa nuotare, allora per me non cambia niente, non ce la faccio. Noi ce la faremo. Io non mi butto, capito? Non posso farcela. Ce l'ha fatta. Tu sei davvero un povero pazzo, malato di me. Tu non ti fidi di me, ma soprattutto non ti fidi di te stessa! E invece sei più forte di quello che credi! Mi senti? È la verità, non so nuotare! Devi prendermi! Mi fido di te, va bene? Aiuto! Oh mio Dio! Un'altra delle sue stupide messe in scena. Avevo detto che sei più forte di quello che credi. Rosie, ma che cosa fai?
I pazienti hanno bisogno di te. L'ospedale ha bisogno di te e anche tuo padre. Non la dottoressa Zarman. Ah, sciocchezze. Sei tu che ti sei fissata, Rosie. Joanna può fare da sola e comunque noi non andremo mai d'accordo. Le mie dimissioni. Può funzionare solo se andiamo tutti nella stessa direzione. Proprio come una volta. Non le dai neanche una possibilità. Perché non parli con lei? Joanna non ha idea di quello che ti sta facendo. Soltanto tu puoi cambiare le cose. Se te ne vai, non fai il bene di nessuno. Qui tutti hanno bisogno di te, capisci? Avresti potuto portarmi ovunque per raccontarmi le tue menzogne. Invece no, dovevi venire in mezzo a questo inferno. Tu i guai te li vai a cercare e io ci vado di mezzo. Ci vai di mezzo? Chi è scappato come una furia nella foresta? Ti avevo detto di fermarti, ma tu sei corsa via. Volevo andare dalla mia paziente. Lo so. Se ne usciamo vivi ti ammazzo. Sua stato ntonkai te balwani beswaba lungile khaya kulonda abantu bazokhafa imali ethe xaxhafu ngapha efort week lefi chamse banye twatched indlela ukhwera phuma uphele kule nyawo enza ukuqinisekisa cosa stanno dicendo soldi vogliamo i soldi che avete noi non abbiamo soldi lavoriamo all'ospedale di Tinkataran avete lavorato per i tira incas siete contro di noi voi usate le armi sarà per quello Ok, la considero una conferma. Davvero costruttivo, grazie. Noi non lavoriamo per nessuno, non abbiamo soldi, lei deve capirlo. Sì, ma i proprietari dell'aereo hanno soldi. Mi dispiace, l'aereo è suo e lei la proprietaria. Verranno a cercarvi e pagheranno per voi. E Kai. What can you see? Adesso cerchiamo di scioglierci a vicenda i nodi. Come in un brutto western. Rosie e Gunther sanno dove mi hai portata? Sì o no? Arriveranno i rinforzi come nei film western da quattro soldi. Oh, se qualcuno di voi mi avesse ascoltata almeno una volta, Martina sarebbe in ospedale e io potrei aiutarla. E per la cronaca noi saremmo in salvo. Si chiamava Sabine. Mia moglie. È morta di cancro poco prima che io conoscessi tuo padre qui in Africa. Sabine era fissata con l'Africa. L'Africa era il suo sogno. Ma non riuscivamo mai a venirci. Per via dei soldi, del lavoro, c'era sempre un contrattempo. Quando scoprì la malattia, decise che sarebbe partita immediatamente. Voleva fare un ultimo viaggio, realizzare a tutti i costi il suo grande desiderio. Sapeva che sarebbe morta e voleva solo questo. Voleva vedere l'Africa e poi morire. Ma io non riuscivo ad accettarlo. Ero troppo vigliacco. Così mi sono attaccato a tutte le possibilità che offrivano i medici. Qualsiasi prospettiva era migliore di quella di ammettere che mia moglie sarebbe morta. Dopo, che è successo? Ha lottato.
Ha pianto, ha urlato, mi ha odiato. E alla fine ha perso. Si era piegata alla mia volontà. E alla fine si era ridotta a un vegetale. Poi è morta. In Germania. In un letto d'ospedale sotto la luce fredda di un neon. Con il volto scavato e mangiato dalla malattia. Sabine mi ha perdonato. Ma io le ho promesso che sarei venuto in Africa per lei. E che avrei vissuto senza paure. Ed eccomi qui, Johanna. Così ho avuto l'occasione di conoscere tuo padre e avere una nuova vita. Perciò volevi aiutare Martina a tutti i costi. Già. Era un'opportunità, un segno per riparare agli errori del passato. Sei riuscito a sciogliere i nodi? Thomas, riesci a sentirmi? Thomas, puoi sentirmi? È successo qualcosa, Rosie. Thomas, puoi sentirmi? Io corro in ospedale e vado a controllare se tutto è a posto, finché Johanna non torna, ok? Thomas, Johanna, mettetevi in contatto. Accidenti, sentinelle ovunque. Vedi la capanna di fronte? Andiamo là. Ci spareranno. Gli ostaggi hanno valore finché sono vivi. Un ostaggio morto, invece, è inutile. Ok, al mio segnale. Vai. Quella donna deve avere delle complicazioni. Tanto meglio per noi, li terrà occupati. Ok, corriamo verso quella capanna il più velocemente possibile. Ho paura, ma non posso. Cosa? Io sono un medico. Sì, è anche bravo. Con un po' di fortuna arriviamo all'aereo prima che si accorgano di noi. Aiutarla. Thomas, andiamo! Vieni con me! E anche lei che parla la mia lingua. Io ora entro. Ehi! Oh! Il bambino non è in posizione. Il cordone ombelicale può creare problemi. Puoi prendere l'aereo? Cosa? Le devo fare un cesareo ed è impossibile farlo qui. Posso solo calmarle i dolori. Ma cosa?
È lui il padre? Il bambino morirà e anche la madre se non li aiutiamo, glielo dica. Ma come? Ma come? Ma come? Dovete decidere subito, però. Portati scrivo, vi alluso il san. Bene, una barella e un paio di uomini. Ma stanno bene, tutti! Mi serve anche un pilota. Che cosa le stava dicendo quella donna? Le ha spiegato cosa succede. Shairi è cieca. Niente armi a bordo. Su questo aereo niente armi. C'è la cioccolata che calma i nervi, ma mi dispiace, niente armi. Papà, Oscar India, arriviamo. Gunther, sei sveglio? Svegliati! Sì, che bello sentirvi. Abbiamo un'urgenza a bordo, un parto complicato. Fra 10 minuti atterriamo. Bene, è tutto chiaro. Lei deve preparare tutto. Io da sola non ce la faccio. Ci sarà, vero? Sì, Rosy preparerà la sala operatoria. Passo. Grazie. Passo e chiudo. Ce la farà? Non mi ero assolutamente resa conto che fosse cieca. Nel suo ambiente naturale riesce a orientarsi, ma funziona finché tutto resta com'è. Già, è proprio come Rosy. Anche lei è come se fosse cieca e non riesce più a orientarsi. Eccola qui.
Grazie, Rosy. Grazie. Tu sai che come puoi confidarti, non devono esserci segreti tra noi. Io non so leggere. Lo sapevo. E nemmeno scrivere, ora è chiaro. Non so né leggere né scrivere, ma ricordo qualsiasi cosa. Per questo c'era quell'ordine strano in magazzino. Dovevo capirlo. Suo padre lo sapeva. Facevamo in modo che tutto funzionasse, ma non ne abbiamo mai parlato. E di questo gli ero davvero grata. Troveremo un sistema. Vieni. Ehi! Hey. Ci beviamo qualcosa. E ci fumiamo un bel sigaro. Cosa? Sì, sarà uno spasso. Io e Willem lo facevamo sempre dopo un'avventura come questa. Questo per la sete. Salute. E questo per qualcos'altro. Ma io non sono mio padre. Sai una cosa, Johanna? Tu sei anche meglio di lui. Perché tu hai trovato la tua strada. Oddio, non ne sono ancora sicura. E come, dottoressa Zarman? Devi esserne sicura. Vai in giro con la tua borsa da dottore a salvare i tuoi pazienti, anche in mezzo alla foresta, se necessario. Ci hai tirato fuori dei guai e hai salvato una vita. E questo solo perché hai trovato la tua strada, Johanna. Devi seguire la tua strada, il tuo cuore. Da questo momento non lo dimenticare mai. Promettimelo. Ora riesco a capire la scelta di Martina. Riesco a capirla bene. Però avrei tanto voluto arrivare fino in fondo. Non mi do pace pensando che lei se ne sta chissà dove senza sapere dell'esistenza di questa terapia. Credimi, non cercherei più di convincerla a farsi curare se non è d'accordo. Vorrei soltanto che lei lo sapesse. Per chiudere questa storia. Mi capisci? Ah. Hai ragione. Sei tu il medico. Ti porto da lei. Sì. Sì. Salute. C'è una leggenda. I Kaikai dopo la morte portano la tua anima in un posto migliore. Lo sapevi? È un'antica credenza degli Iwaki. Le gru volano in grandi stormi, si alzano in cielo all'unisono e ti portano con loro. Sembra bello. Pochi battiti d'ali e le gru si perdono nei cieli sconfinati dell'Africa. Che immenso senso di pace. Dopo la morte ti accompagnano in cielo. Per questo sei venuta fino a qui. Thomas, aiutami, per favore! Dammi una mano! Che cosa hai fatto? La
anestesia, se vuoi saperlo. La riportiamo in ospedale, così posso operarla. Di corsa, per favore! Tu sei impazzita! Di corsa è contro la sua volontà! Il fatto che sia priva di sensi è proprio questo di bello, perché da medico posso sostituirmi alla volontà del paziente in pericolo, che immagino sia sopravvivere. Andiamo! Il pericolo? Il pericolo l'hai creato tu con l'iniezione! Tu sei completamente pazza! Senza di me io non ci sto! Devi solo portare la mia paziente in ospedale! Sì, ma io non ci sto! Accidenti, così morirà! Lei lo sa! E lo so anch'io! Perciò siamo qui ora! Io no! Io la salverò, punto e basta! Adesso aiutami, ti prego! Ti prego, Thomas! Non te lo perdonerà mai, e nemmeno io! E sono sicuro che questo va contro ogni principio etico! L'hai presa? Sì. Sai una cosa? Tu sei una pazza e io ti detesto per questo. Pazza, lo sai, vero? Siringa, per favore. Tampone. Prima l'intervento, poi le pasticche. Ioanna ha detto così. E si rimetterà. Bisturi. Quindi Ioanna ha praticamente esteso la paziente. Già, non mi fiderò mai più di lei. Non le darò mai più le spalle se è vicino a me con la sua borsa. Te lo giuro. Non puoi farci niente. È come il suo vecchio. Solo che a lui ormai eravamo abituati. Com'è che si dice? La mela cade vicino all'albero. Vince, chiediamo. Salve. Prego, state. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Tutto sta andando per il meglio. Tra un paio di giorni sarai in piedi e vivrai. Poi interrompiamo il Sibrigol e attacchiamo 3 volte al giorno col Ruzatan. Ananas blu 3 volte al giorno. Che cosa significa? È un codice interno. So che pensi che io abbia avuto una storia con Thomas. È una cosa che non mi riguarda. Sì, è molto più di quanto credi. Lui non è libero per altre donne. Lo so, per Sabine. No, per te invece. Fatti dare un consiglio da una persona che è stata a un passo dalla morte. Tutto quello che non hai fatto finisci per rimpiangerlo. Dove hai preso il portellone? I Cougars l'hanno trovato e ce l'hanno riportato. Un piccolo ringraziamento, immagino.
Resti, allora. Queste sono le regole. D'ora in poi niente bugie, niente sotterfugi. Solo un'incondizionata fiducia. È la nostra ultima chance. L'ultima chance? Per cosa? Per quello che costruiremo. D'accordo. E... eri gelosa, non è vero? No. Tu sai nuotare? No. Se fossi io un gran campione di tuffi, amico, ti assicuro che me ne vanterei. Lo sai che mente. Non mi importa se mente. Mi importa il motivo.